Oh? Ecco, bravo. Ciao, ecco. Oh, vieni qua. Oh. Questo non capisce un cazzo, capisce. Li vogliamo a fare la doccia. Ma lui ha già capito. Non gli piace. Ecco. Vladimir è così, Vladimir, guarda che è un disastro. Tattica numero 2, cerchiamo di distrarlo un po', vediamo se ci casca, non credo, Vladimir non è scemo. Dai, dai, vieni, dai, Lotan, dai. Su. La la la. Io tentativo numero 3. Shower, sì, col cazzo. Oddio santo. A Vladimir non gli piace. Oh, ecco. After shower, mommy will give meal, We give you biscuit. Yeah. We have? No, milk. Ah, milk. Shower, Lotta. I forgot the milk. Do I have to take out my shorts now, or what I have to do, darling? Because for the clothes, you know. Dai, su. Vieni qua. Missione compiuta. Io non ho fatto niente. Perché non si fida di me. Ecco, vedendo il cane mi sono chiesto, ecco. Bravo. Oh. Ecco, appunto, vedendo Vladimir, bravo, 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 ecco, now he's happy, ecco, vedendo Vladimir mi sono chiesto, ma chissà cosa succederà in Svizzera, ciao, yeah, he wants to play, but we have nothing.
Dopo. Giochiamo dopo, un'altra volta. Già tutta la notte abbiamo giocato. Io non ho dormito, non ho chiuso un occhio. Questo qua si è messo in testa di fare il lupo di notte. Tutta la notte. Dio, che disastro. E sono uscito e ho giocato con lui. Erano poi già appunto quasi le 4, 5 di mattina. Ehi! Ok. Vai. Dove vai? Allora appunto mi sono chiesto, ma chissà cosa succederà in Svizzera, che notizie ci sono. E ci sono veramente delle bellissime notizie, guarda, ti posso tranquillizzare se sei interessato a quello che succede in Svizzera. Allora, prima notizia che la sanità, cioè le casse malati, che sono privatamente, li dobbiamo pagare noi ogni mese, c'è un piccolo aumento in giro dall'8 fino al 10%, eh? Non le paghe? No, la sanità, quelli che già cuccono già abbastanza. Cioè tu pensa, uno che lavora per un'assicurazione sanitaria, non è che porta a casa 3-4 mila franchi a settimana forse. Quelli guadagnano un minimo 7-8 mila franchi, e se vai su nei dei capi, diciamo nei reparti del management, lì si parla di 30-40 mila franchi di salari che paghi hai tu, pago io, per fare niente, certo, perché devono solo spostare delle carte da sinistra a destra e basta, responsabilità non ne hanno. Ecco, questo è il mondo della sanità in Svizzera, specialmente delle assicurazioni. Comunque, allora, aumento del fino al 10%. Gli affitti, quello ancora più bello, eh. Gli affitti, 15% di aumento. Ecco, con tutto questo discorso, aumento della sanità, aumento degli affitti, aumenti dei tassi di mutui, si sono dimenticati di fare anche l'aumento del salario, tanto per dire, eh. Ecco, questo significa che una famiglia ora all'anno pagherà minimo, o avrà delle spese minimo dai 3 fino a 5 mila franchi in più all'anno, solo per questo. Bello, eh? È troppo bella la Svizzera, guarda. Io l'ho già detto diverse volte, un falegname, perché mio padre era falegname, lui si è pensionato 30 anni fa, guadagnava sui 5-6 mila franchi di paga. Ah, ok. He don't like us. 5-6 mila franchi. Oggi falegname, 30 anni dopo, guadagna sempre la stessa cifra. Ma stranamente i costi della vita sono aumentati minimo del 50% in 30 anni. In 30 anni, perciò io non so veramente come vogliono andare avanti in Svizzera con questo sistema, perché non può andare a lungo. La classe media ormai non esiste più in Svizzera, la classe media è diventata, oh guarda qua. Sì, vai. Ti dico, questo cane ne ha combinate già in questi 12 ore che l'abbiamo, di tutti i colori. Vladimir è così. Le combina sempre, ormai lo sappiamo, lo leggiamo ogni giorno nei giornali. Comunque, appunto,
le paghe sono rimaste uguali, però gli aumenti negli ultimi 30 anni minimo del 50%. Mio padre, per esempio, 30 anni fa pagava 900 franchi d'affitto, oggi 2000. Oggi il stesso appartamento, 1.700-2.000 franchi, ma la paga è mica aumentata del doppio in questi anni, zero. È per questo la Svizzera non è più un paradiso. Negli anni 80-90 era tutto un altro discorso, ma questo vale anche per l'Italia, quando c'era ancora la lira. Mi dispiace, però questo Vladimir mi fa troppo ridere. I think he's scared about the cam, huh? I think you get a mute and then he understands. Yeah. Andiamo a prendere il latte. Ecco, a lui gli piace il latte. Anche questo, primo cane che vedo, cane lupo, che piace il latte. Boh, che strano cane. Eh? My God, we are the boss and we have to run behind the dog. Siamo noi i capi, però corriamo dietro il cane. E invece deve essere viceversa. Where is he? Yeah, give me. Huh? Oh, over there. Tang. Tang. I think he's angry with us now, huh? Ecco che no. Grazie per il latte. Lo devo bere io ora. Guarda che vita che facciamo noi, guarda. Appunto. Disastro totale. Svizzera. Io no, veramente non capisco il futuro della Svizzera, perché specialmente appunto poi anche per i pensionati. Invivibile, invivibile. Ecco, tutto qui allora. Allora, da Sisaket, sono le 8 di mattina, io tanto non ho dormito niente, perciò vi saluto, eh. Ciao! Arrivederci.